Ci sono 800 messinesi in lista d'attesa da più di 2 anni per i cantieri di servizio, una graduatoria che non scorre perché l'amministrazione comunale non riesce ad avere notizie concrete dal governo Crocetta. Al momento Messina rientra tra i comuni esclusi dalla copertura finanziaria e programmatica. Chiamiamo ogni settimana gli assessorati al lavoro e al bilancio per sapere come i 20 milioni di euro verranno ridistribuiti per questi progetti occupazionali, ma dovremo attendere ancora il 20 aprile per recepire le linee guida regionali. Con queste motivazioni l'assessore alle politiche sociali Nina Santisi risponde sulle incertezze del futuro lavorativo di ben 800 concittadini. Le ultime tracce di qualche denuncia su che fine hanno fatto questi impieghi temporanei risalgono allo scorso novembre. Si registrano evidenti lacune politiche nelle relazioni tra lo staff a Corinti e la regione siciliana, dichiarava il consigliere comunale Libero Gioveni. L'ex componente di giunta Mantineo aveva gestito il piano progettuale. Ora la Santisi dice di non perdere le speranze perché Palazzo Zanca sta tampinando i dirigenti preposti con deleghe al lavoro e bilancio. Morale della favola, bisogna rifinanziare la cifra di 20 milioni di euro di concerto con i due assessorati. È certo che la Santisi sia stata sollecitata anche in commissione servizi sociali, ma questa operazione non ha fornito effetti di rimbalzo a Palermo. La risorsa lavorativa per parecchie famiglie in disagio economico non può comunque partire nonostante gli impegni presi. Resta la beffa che in qualche provincia come Catania i cantieri sono stati avviati.